Continuiamo a parlare di metodologia della ricerca ed in particolare oggi parleremo di principi di statistica insieme alla dottoressa Bertù. La dottoressa Bertù è biostatistica all'Università dell'Insubria e ci accompagnerà in questo viaggio attraverso i principi elementari della statistica che sono assolutamente essenziali se vogliamo leggere uno studio clinico o pianificarne uno nostro. Inizieremo con sentir parlare delle misure della frequenza con cui si verifica un evento clinico rilevante. E quindi sentiremo parlare di incidenza, di prevalenza, sentiremo parlare di rischio assoluto, cioè il numero che emerge dal rapporto tra il numero di eventi clinici diviso la popolazione totale. Ma sentiremo parlare anche di odds. L'OZ è un concetto un po' più complesso del rischio assoluto e viene utilizzato laddove non abbiamo il denominatore, cioè la popolazione totale, quindi lo utilizzeremo prevalentemente nei casi in controllo. Che cos'è un OZ? L'OZ è il rapporto tra la probabilità che un evento si verifichi e la probabilità che l'evento non si verifichi durante il periodo di osservazione. Dopo aver visto le misure della frequenza, vedremo le misure dei determinanti della frequenza e quindi sentiremo parlare di rischio relativo, cioè un rapporto tra rischi assoluti, di odds ratio, cioè di rapporto tra due odds. E cosa manca a questo punto per valorizzare l'analisi statistica di un'osservazione clinica? Il tempo. Il tempo di esposizione. Immaginiamo di avere due popolazioni di 1000 persone osservate per 5 anni e trattate l'una col farmaco A e l'altra col farmaco B. Al termine dei 5 anni i morti sono 10 nel gruppo del farmaco A e 10 nel gruppo del farmaco B. Se noi ci limitiamo a valutare il rischio relativo in queste due popolazioni, sarà sostanzialmente un risultato sovrapponibile. Se però gli eventi di morte accadono in momenti molto anticipati nel gruppo A e molto più tardivi nel gruppo B, allora di questo non possiamo non tenere conto. E allora introduciamo il concetto di tasso di incidenza puntuale, oppure hazard. E l'hazard ratio è proprio quel numero, quell'entità che è in grado di misurare non solo il numero di eventi, ma anche la distribuzione del tempo. Quello che io vi ho detto in un minuto o poco più, la dottoressa Bertù ve lo dirà in una brillante relazione che saprà essere precisa, puntuale e semplice, fruibile per tutti.